Grazie. E adesso andiamo a vedere come va la raccolta sul territorio. Ci colleghiamo con Piazza Baracca a Lugo di Romagna, dove per noi c'è Massimo Proietto insieme a Mirko Casadei. A voi! Il ricordo dell'estate si risveglia nel mio cuore. Il vento cancella dalla sabbia i ricordi, ma dal cuore no. Il vento... buon pomeriggio amici, ed eccoci in diretta da Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, e questa è la piazza dedicata a Francesco Baracca. L'applauso, il calore degli amici che sono qui con noi. Anche da parte nostra. Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana, orgoglio di una cittadinanza che questo pomeriggio si è riunita in piazza per festeggiare i 20 anni di Telethon. E insieme a me, oltre a tanti amici che mi circondano, è venuto qui un romagnolo a denominazione di origine controllata. È con noi Mirko Casadei. Un applauso, ciao, Mirko. Per Mirko. Ciao. Pensate un po', dal 1928 erede di una stirpe di musicisti che ha fatto ballare e divertire ben 4 generazioni di italiani. Mirko, intanto grazie per essere qui al fianco di Telethon. Per me è un onore essere al fianco di Telethon, vedo tanta gente in piazza, ma tanta gente collegata con la RAI, perché è un grande evento e mi raccomando, tutti dobbiamo aiutare la ricerca, questa maratona così importante per la ricerca, dovete partecipare tutti comprando una bella sciarpa, perché questo è il simbolo, questa è la sciarpa della speranza, quindi comprate una sciarpa anche voi e sicuramente aiuterete la ricerca. E viva la Romagna! Grazie. Grazie a Mirko Casadei, e ne approfitto per questo importante assist. E il simbolo della lotta alla malattia genetica proprio quest'anno è la sciarpa rossa della maratona, che rappresenta i 20 anni di Telethon. Come poterla avere? È veramente semplice, basta donare semplicemente 15 euro presso gli stand della WILDM, dove adesso io mi sto legando appunto per andare a trovare la signora Maria Giovanna Ranieri, delegata della WILDM della Bassa Romagna. Devo dire che ci sono veramente tutti, una mongolfiera, alpini, gli studenti, il calore di questi giovanissimi ragazzi, e da anni la WILDM è il cuore pulsante di Telethon. Come nasce questo sodalizio e cosa avete organizzato quest'anno? Noi abbiamo organizzato tante cene, tanti eventi, tutti hanno voluto esserci. Io qui ho intorno a me tutti i miei collaboratori che sono i primi volontari, ho anche il primo cittadino di Lugo che è il mio primo volontario, quindi noi faremo del nostro meglio. Il comune di Lugo è già nell'albo d'oro dei comuni d'Italia, molte associazioni nostre sono state insignite dell'attestato del Comitato Centrale Telethon, quindi noi ce la mettiamo tutta e abbiamo fatto nostro il motto di Susanna Agnelli: non deve esistere la parola cura, ma deve esistere la parola ricerca. Grazie. Giusto. Grazie alla signora Maria Giovanna Ranieri, il calore naturalmente degli amici di Lugo, e andiamo ad ascoltare uno che è impegnato in prima linea per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda Telethon, il dottor Matteo Bonvolenta, ricercatore dell'Università di Ferrara. Quali sono gli obiettivi del suo gruppo di ricerca e a cosa state lavorando? Negli ultimi 5 anni abbiamo aperto una finestra verso vie terapeutiche innovative come la terapia farmacologica, la ciclosporina A e terapie molecolari. È un passo importante perché ci permette di continuare a lavorare e otterremo buoni risultati facendo sì che questa finestra diventi un portone con accesso a tutti. E a Ferrara ci occupiamo in particolar modo di distrofie muscolari, e il cuore pulsante della nostra ricerca sono la distrofia muscolare di Duchenne e la distrofia congenita di Uric. Per entrambe queste patologie, grazie ai progetti Telethon che ci hanno finanziato il lavoro della professoressa Ferlini, del dottor Merlini e della dottoressa Gualandi, siamo stati protagonisti di trial terapeutici innovativi di queste patologie. Tengo a sottolineare che grazie ai fondi Telethon molti giovani ricercatori come me possono continuare a lavorare nel campo della ricerca, crescere come persone, ricercatori, cosa che non sarebbe possibile ai soli finanziamenti governativi che sono tra i più bassi in Europa.
Grazie, complimenti al dottor Matteo Bovolenta, sono veramente impegnati in primissima linea per quanto riguarda il loro operato, l'operato nella ricerca. E devo dire che qui a Lugo di Romagna questo pomeriggio stanno veramente donando in tanti, tutti sono con la sciarpa rossa al collo, tutti hanno fatto la propria donazione di 15 euro. Allora, Mirko, abbiamo un gioco simpatico, praticamente adesso chi ha donato acquistando una sciarpa rossa con il ventennale di Telethon può fare una richiesta, può richiederti una canzone. Noi siamo pronti, siamo un jukebox umano e poi la salute non ha prezzo, quindi mi raccomando, comprate una sciarpa e richiedete una canzone, noi siamo qua. Bene, intanto vorrei chiamare Alessandra, vieni Alessandra, forza, Alessandra qui accanto a noi, buon pomeriggio, sali pure. Allora, anche tu c'hai una richiesta da fare. Sì, vorrei sentire Nel blu dipinto di blu. Allora, Nel blu dipinto di blu, vi lasciamo in compagnia di Casadei e la linea può tornare allo studio. Vai Mirko, buon pomeriggio e vi raccomando, forza Telethon. E sentiamo l'inizio, facci sentire l'inizio. Grazie. Sulle mani, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Allora, amici della Romagna, uniamoci a Lugo di Romagna con i vostri sms, che è un bel segnale, pom, che dalla Romagna arriva un fiume di donazione, 48548, ciao, ah, vabbè, se mi viene una cosa, ciao amici, diamoci dentro, va là!